Certamente, l'acqua di scarico potrebbe essere una fonte anche energetica, quindi dovrebbe essere utilizzata. Non so se ci siano progetti in proposito, non mi consta ci siano. D'altra parte, non è solo la questione dell'acqua, tutti i rifiuti, non sono utilizzati. Penso per esempio alla spazzatura di Napoli, che viene stivata su treni che vengono mandati in Germania, la quale Germania, pagandola, riscalda, fa il teleriscaldamento delle sue città con la nostra spazzatura. Quindi questo è un esempio lampante di quanto si sia poco efficienti nella gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda l'acqua, non so, ma temo che anche per l'acqua sia lo stesso. Un privato, se ha sufficienti interessi in questo, probabilmente potrebbe farlo, però remunerato in maniera cospicua probabilmente. Quindi bisogna vedere se l'acqua resterà un bene accessibile a tutti o diventerà un bene di lusso. Questo si deve anche valutare. Io direi prima di tutto invece si dovrebbe insomma, cercare di sensibilizzare il pubblico, l'opinione pubblica e soprattutto gli enti pubblici per utilizzare appieno quelle risorse che l'acqua di scarico può dare e avere come principale interesse non solo l'utilizzo dell'acqua di scarico, ma anche di mantenere l'acqua di consumo a livelli di costo accettabile per tutti, soprattutto per le popolazioni più povere.